Il campione di ciclismo Francesco Moser, protagonista ad Aulla. Infatti a lui è stato assegnato il premio Scarabello, manifestazione sportiva e culturale organizzata dal comune di Aulla, giunta alla sua seconda edizione, che ha visto il galà conclusivo ieri sera. Scenario ideale, la piazza antistante al comune stesso. La consegna per le mani della nipote dell'ex calciatore dello Spezia, Scarabello. Scarabello stesso, che nacque ad Albiano Magra, mosse proprio in queste terre i primi passi, passò allo Spezia, ma soprattutto con la nazionale italiana di calcio, conquistò la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936 ed è l'unico calciatore italiano ad essere stato convocato in nazionale durante la militanza in un club di Serie C. Tornando a Moser, il premio ricevuto fa riaffiorare i suoi ricordi delle sue prime corse e allenamenti disputatisi in questi territori. Sono venuto nel 70 a fare la prima gara qua nella zona, a Cesarano, che era una gara molto difficile, e dopo siamo passati di qui col giro, anche la tappa che ho vinto a Salso Maggiore, passavamo di qui prima di fare la Cisa. In Toscana io venivamo qui a fare il ritiro a Forte dei Marmi, a Marina di Massa, a Marina di Carrara. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale, sindaco Vallettini e vice sindaco Cipriani per il successo della manifestazione. È stato un onore avere qui Francesco Moser, siamo contenti perché avere il campione del mondo, avere un esempio sia nello sport che nella vita è sicuramente importante per la comunità e anche per i nostri giovani. Prima della serata di gala, presso la sala consiliare, Moser ha presentato la sua ultima fatica letteraria dal titolo Un uomo, una bicicletta, dove all'interno si ripercorrono le sue attività non solo sportive ma anche di uomo tra curiosità e aneddoti. La foto lo ritrae con una delle biciclette di sua produzione dal nome appunto Moser. Ma il premio Scarabello ha avuto anche altri riconoscimenti ad altre personalità, sia sportive che della carta stampata, da Enzo Bucchioni, noto giornalista, a Luca Serafini, passando per Vincenzo Pincolini, braccio destro di Arrigo Sacchi, arrivando allo Spezia Calcio con Biso e Sala, forfè della Teso Verde per via dell'infortunio, alla campionessa paralimpica di scherma Giada Tognocchi e a Marta Pagnini, campionessa mondiale di ginnastica ritmica. E ricordati tre sportivi aulesi, il calciatore Piero Baracchini, il ciclista Renato Bertoncini e il corridore Franco Codeluppi. Insomma, una serata di sport e di cultura, fatta anche di danza e musica. E noi arrivederci al prossimo anno per la terza edizione del premio Scarabello.